Lì è troppo grave, tutta la situazione è troppo. Loro ammazzano bambini, ammazzano gente, fanno bombardare ospedali. Lì tutti mamme con bambini sono sempre rifugio di antiaereo. A metropolitana c'è molto bambini disabili come Elisa. Resti senza medicina perché è tutto chiuso e muoiono. Non sappiamo cosa fare. Se io non avevo questa figlia, io tornata, io ho aiutato anche per fare mangiare qualcosa, perché sento così. Noi viaggiato 5 giorni viaggiati, perché è venuto un signore di tedesco e portato noi da Kiev a frontiera di Polonia. Coda, 100 chilometri, macchine con bambini, donne, 20 ore senza fermarsi anche in bagno o prendere qualcosa. Noi non fermati, proprio non fermati. E dopo a frontiera noi messi in ospedale per ripassare un po', e dopo volontari nostri ucraini e poliziotti fatto passare bambina. Io sono stata 2 giorni a Kiev quando fatto bombardare. Ma Russia ammazza nostri gente. Ucraina adesso ha bisogno di aiuto. Proprio aiuto a tutti gente, a tutti i nostri militari. Europei deve aiutare. Noi stiamo soli con questa problema, e questo non succedere 24, Elena, questo succedere 8 anni fa, e io non avevo pure mangiare per lei, perché noi dovevamo andare più presto, anche oggi lei solo fatta colazione perché è finito mangiare, non ci sono mangiare. Ma adesso c'è qua pure persone ucraine, quale fatto un fondo per aiutare la nostra gente, e autisti quali vengono anche a Palermo, Sicilia. Noi facciamo pacchi con medicina, con mangiare per bambini, con qualcosa, e adesso proviamo a mandarla a frontiera di Polonia, e lì i nostri volontari prendono. Adesso io non posso tornare, ma se finisce questa cosa penso vado anche per un mese per aiutare, diciamo, aggiustare la nostra città.